dell'interrogazione. Premesso che non è mai accaduto che una scuola di infanzia chiudesse a tempo indeterminato per infestazione topi, cosa che invece si è concretizzata all'interno della Rodari di Carraia a fine gennaio 2019, la stessa ASL ha imposto la chiusura per rischi alla salute dei bambini, i motivi dell'infestazione dei ratti sono già contenuti nell'ordinanza sindacale numero 15 del 30 gennaio 2019, cito l'ordinanza del sindaco, precedenti interventi di disinfestazione non risolutivi, ma soprattutto carenze strutturali della scuola che hanno determinato l'ingresso dei roditori. Quanto successo alla Rodari è stato un primo, purtroppo, di un increscioso seguire di eventi di questo tipo che hanno invece investito la scuola Cristoforo Colombo di Ponzano i primi giorni di febbraio 2019. Quindi il sindaco Barnini, che ha affermato alla stampa che la presenza nei topi nelle strutture scolastiche è un evento assolutamente straordinario, a quanto pare questa considerazione è stata smentita sia dai fatti che dall'ASL. Gli ultimi eventi sono poi l'ulteriore ulteriore conferma, a mio giudizio, del malgoverno di questa amministrazione, che non pensa a manutenzioni, visto che imputa delle responsabilità dell'infestazione dei topi proprio a delle carenze strutturali. Alle manutenzioni, non pensa né alla manutenzione né all'ascolto dei cittadini quando chiedono concretezza sui problemi quotidiani anziché perdersi dietro progetti faraonici. Gli stessi operatori poi della scuola primaria Don Bosco di Ponta Elsa, terzo caso di topi, hanno fatto presente di aver avuto appunto problemi di infestazione a fine nell'anno 2018. Di qui le domande a cui chiedo appunto cortesemente risposta puntuale. 1. Come intende procedere e se intende procedere l'amministrazione in tempi rapidi a effettuare un controllo capillare di tutte le 33 strutture scolastiche per verificare l'assenza di roditori infestanti? 2. Quali sono stati gli interventi adottati per eliminare l'infestazione dei topi, quindi differentemente a seconda delle scuole di Carraia, Ponzano e Ponta Elsa, in modo risolutivo, almeno questo è l'auspicio? Terza e ultima domanda, se ritiene che la presenza dei topi, questa amministrazione, all'interno delle strutture scolastiche, non solo delle periferie, ma anche di scuole centrali come Ponzano e Carraia, siano ancora da considerare evento straordinario oggetto di strumentalizzazione delle opposizioni, o ritiene che siano dovute ad una mancanza di manutenzione ed attenzione al patrimonio pubblico da parte di questa amministrazione PD, così come sembra essere la lettura chiara della vostra ordinanza numero 15. Grazie. Grazie Poggianti, la risposta è l'assessore Barzottini. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il controllo negli edifici scolastici è effettuato costantemente durante l'intero anno scolastico mediante il posizionamento di trappole con esche rodenticide monitorate in ciascuna scuola con frequenza almeno mensile. Tuttavia è garantito un servizio di urgenza che può essere attivato dall'ufficio ambiente su segnalazione della stessa direzione scolastica. Per i casi riscontrati nelle scuole citate nel testo dell'interrogazione, precisiamo che gli interventi più idonei di disinfestazione vengono coordinati con la ditta specializzata del Comune e, per i casi particolari e persistenti, con l'ASL. Nello specifico, a Carraia, in seguito alle segnalazioni pervenute, abbiamo effettuato sopralluoghi nei giorni 22, 23 e 25 gennaio presso la scuola, provvedendo a incrementare e posizionare di volta in volta nuovi erogatori esca rodenticida, sensibilizzare il personale scolastico sull'adozione di idonei comportamenti, individuare potenziali accessi per i roditori al fine di permettere all'ufficio manutenzione di installare idonei dissuasori di accesso. Nei giorni sabato e domenica, cioè il 26 e il 27 gennaio, è seguito un ulteriore intervento della ditta di derattizzazione che tuttavia non è stato anch'esso risolutivo. Agli esiti di tutte le operazioni sono state condivise parallelamente con l'ASL che in data 28 gennaio ha richiesto di effettuare la chiusura della scuola per poter eseguire congiuntamente dal giorno 29 gennaio l'attività di disinfestazione e quella propedeutica alla chiusura materiale degli accessi individuati. A Ponzano invece siamo intervenuti entro 2 ore dalla segnalazione e abbiamo risolto il problema con la cattura del roditore. A Ponta Elsa la ditta di disinfestazione ha rilevato tramite l'installazione di ulteriore esche rodenticida un consumo significativo all'esterno del plesso scolastico.
Tra le cause che giustificherebbero l'incremento degli infestanti sono state ipotizzate la presenza di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, ovviamente rimossi, e lo stato di incuria di un terreno privato contiguo all'area scolastica che è stato ripulito mediante il taglio della vegetazione e la rimozione di rifiuti abbandonati. Per l'ultimo punto, ecco, l'evento all'interno dei plessi è da ritenersi chiaramente straordinario a fronte di un servizio di monitoraggio costante portato avanti all'amministrazione comunale. Inoltre l'intervento che è conseguito conferma bene l'efficacia dell'organizzazione del servizio a garanzia della tutela della salute dei bambini e degli operatori scolastici. Oltre all'intervento risolutivo del problema urgente, infatti, riteniamo giusto registrare come il costante e quotidiano lavoro di disinfestazione e deratizzazione programmato sugli edifici scolastici sia ben coordinato tra i vari attori, quindi l'ufficio ambiente, la ditta specializzata, l'ASL e tutti gli operatori scolastici, che ha permesso, anche in questo caso particolare e urgente, di garantire la sicurezza dei bambini e di tutti gli operatori scolastici. Grazie. Grazie. Assessore, la replica, Poggianti. Ringrazio l'assessore Barzottini, dissento dalla conclusione e comunque dal giudizio positivo sul lavoro di questa amministrazione. Se i controlli sono capillari e costanti sulle 33 scuole, non ci sarebbero stati questi eventi cosiddetti straordinari, e poi straordinari non sono, non in una, non in due, ma in ben tre plessi scolastici. E non avrebbe causato, come in una scuola centrale come la Meucci, la Rodari in via Meucci di Carraia, una chiusura a tempo indeterminato, poi concretizzata, se non mi sbaglio, in due giorni di chiusura, però a chiusura a tempo indeterminato, quindi vuol dire che il problema era veramente imponente. E se i topi entrano all'interno di strutture scolastiche e possono causare dei problemi alla salute dei bambini che li studiano e lì ci mangiano, è frutto, come dice, ripeto, la vostra stessa ordinanza sindacale, quindi del sindaco, uno, che le ditte a cui viene appaltato il lavoro non svolgono il loro lavoro a modo, perché se no non potete dire la disinfestazione non è risolutiva. Due, carenze strutturali, significa come, elemento centrale anche il degrado, come segnalato intorno a Punta Elsa, che questa amministrazione non punta sulle manutenzioni. Perché se la manutenzione fosse stata fatta correttamente, tanto all'interno della struttura quanto esternamente nella lotta al degrado, anche nei confronti dei privati, questi eventi non si sarebbero verificati in maniera anche così simultanea. Sicuramente i topi non sono stati pagati dalle opposizioni, su questo siamo tutti d'accordo. Però è vero che se ci siamo arrivati, no, perché penso alcuni di voi arrivino a tanto, ma se siamo arrivati ad un evento così straordinario, è appunto l'effetto concreto di una mancata attenzione al patrimonio pubblico. Come i problemi vari che segnalo tante volte, che segnaliamo anche come opposizione sulle varie strutture, questa è l'ulteriore conferma, l'apice, la ciliegina sulla torta di un sistema che non funziona. E quindi mi permetto di dissentire sul fatto che sia ottimale appunto il servizio che viene prestato, così come letteralmente opinabile è il servizio di deratizzazione che viene fatto all'interno della città. Comunque, prendo atto che qualcosa è stato fatto, speriamo che questa volta sia risolutivo almeno per i tre plessi. Ripeto, secondo il mio personale giudizio e giudizio politico, questa amministrazione pensa al grande ma si dimentica del piccolo. Grazie Poggianti, quindi non ci sono altre interrogazioni. Il punto numero 4 riguarda l'approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 28 novembre. I votanti sono 14, sì, che fuori c'è detto Cappelli, Cioni e Borgherini. E Borgherini, sì, 14 votanti. Rientrano tutti e due, quindi è fuori solo Cappelli. 16 votanti. Allora, il verbale della seduta del 28 novembre, favorevoli? Tutta la maggioranza, grazie. Contrari? Astenuti? Tutta l'opposizione. Il punto successivo è il punto numero 6.
riguarda l'approvazione, la discussione e approvazione di variazioni al bilancio di previsione 2019-2021. L'illustrazione la fa l'assessore, prego, Taddei. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Queste variazioni che proponiamo all'approvazione del Consiglio sono minime, riguardano per la gran parte variazioni riguardanti il personale. Nel dettaglio vi è la dotazione finanziaria per l'istituzione di due PO del valore di 20.500, sostanzialmente la variazione di 20.500 euro in cui sono ricomprese i soldi per le posizioni organizzative pari a 16.500. Abbiamo poi delle piccole variazioni compensative nell'ordine di 500 e 1.500 euro all'interno sempre dei capitoli delle spese per il personale, ma essendo in macroaggregati diversi vanno in variazione anch'esse. Infine un'altra variazione non additiva ma compensativa sempre riguardante il personale è la dotazione di 18.000 euro dallo stanziamento per le spese del personale dell'ufficio di piano al rimborso dirigenti in comando, in quanto l'architetto Pinarelli, vincitore di un concorso a tempo determinato per dirigente tecnico, lascerà a giugno questo ente e fino a quella data verrà comandato tra il comune, il suo futuro comune, che è il comune di San Giovanni Valdarno, e il nostro per due giorni a settimana pieni, e il valore di questo comando è pari a 18.000 euro. Abbiamo poi delle variazioni additive perché vi sono 4.545 euro in più di contributo regionale alle scuole di infanzia paritarie che ha parimenti uscita e quindi sostanzialmente un andare a redistribuire un maggior contributo regionale. E infine, e poi vi sarà la specifica, 255 euro che riguarda l'IRAP. IRAP che servirà per pagare, sostanzialmente riguarda il compenso per la persona che sarà incaricata a seguito di una gara, di un bando di gara, per le spese, per la progettazione del recupero dell'ex convitto degli infermieri presso il complesso dell'ospedale vecchio di San Giuseppe per 1.000 euro. Grazie Assessore. Una domanda, volevo capire questa cosa del contributo per le scuole paritarie. No, è semplicemente il contributo che viene accertato in entrata e messo in uscita, insomma, è un contributo regionale che si è... Io penso che... Ecco, per caso. Sì, è un contributo che da un paio d'anni eroga la Regione per quelli che si chiamavano voucher e che ora si chiamano buoni servizio per i bambini che frequentano la fascia 3-6. È un rimborso che viene dato alla famiglia sulla base chiaramente del reddito e è un rimborso che viene dato sulle rette della scuola paritaria. È un rimborso regionale, l'amministrazione fa soltanto, diciamo, da passa risorse, ecco, non è un bando comunale, sono risorse regionali che sono addirittura di provenienza del Ministero, per cui che la Regione riceve dal Ministero e che rieroga alle scuole paritarie. Bene, grazie al dirigente Gambini e all'assessore per i chiarimenti. Ci sono altre domande? Allora, passiamo alla discussione, interventi. Mazzantini, prego. Sì, grazie Presidente. Ma alcune considerazioni in merito a queste variazioni di bilancio. Innanzitutto sulle posizioni organizzative di cui ci dà dato conto
l'assessore Taddei, entrambe all'ufficio tecnico, una all'ufficio manutenzioni e l'altra all'ufficio urbanistica. Abbiamo già parlato altre volte di questo tema e ci siamo già confrontati in sede consiliare, in particolare con la capogruppo Bartoli, che stasera non c'è, in merito alla opportunità o meno di istituire delle posizioni organizzative. È importante ricordare che le modifiche che il legislatore ha apportato in questa materia si sono fermate a metà del percorso, perché il finanziamento delle PO, insomma delle posizioni organizzative, oggi è posto fuori dal fondo di produttività di tutti i dipendenti, il cosiddetto fondo ordinario, essendo all'esito di queste modifiche normative collocato su un capitolo di spesa diverso, e tuttavia, come sappiamo, siamo in attesa che il legislatore completi questa modifica normativa e consenta che l'amministrazione comunale possa attingere autonomamente le risorse rispetto a quelle destinate a tale fondo. Quindi ciò consentirà di finanziare indipendentemente l'altro fondo e di istituire le posizioni organizzative, così come non è stato fino ad oggi. Invece, cioè, le due scelte erano alternative. Cioè, la riforma va in questa direzione, ma quando il legislatore l'ha approvata si è fermata a metà strada, seppur annunciando che avrebbe fatto anche l'altra metà del percorso. Ad oggi non c'è, ma sappiamo che a breve ci sarà. Quindi, in altre parole, siamo in attesa del passo successivo che consentirà alle amministrazioni comunali di destinare liberamente le somme che vorrà per istituire quante posizioni organizzative avrà intenzione di istituire, mentre oggi questo non è possibile. È chiaro che l'amministrazione comunale, avendo la situazione che ci è stata rappresentata, ossia quella dell'architetto Pinarelli, che è prossimo a passare ad un altro comune, si è concentrata sull'ufficio tecnico, che ha più comprensibilmente urgenza di vedere integrare l'ufficio e coloro che hanno una responsabilità. Questo da un punto di vista generale e normativo. La riflessione politica invece è un giudizio positivo rispetto all'opportunità di iniziare a colmare un gap che c'è tra la funzione dirigenziale e il funzionario. Le posizioni organizzative rappresentano effettivamente una modalità intermedia di responsabilità, supporto dei dirigenti, sono figure amministrative importanti anche per l'espletamento della funzione dirigenziale, perché consentono al dirigente di svolgere appieno la funzione che gli è propria, cioè quella appunto di dirigere, avendo dei collaboratori portatori di responsabilità a cui delegare parte della propria mansione. Quindi a nostro avviso la scelta è opportuna, e sarebbe bene che l'ente, quando la normativa verrà completata, possa proseguire nel solco di questa direzione e estendere anche ad altri uffici l'istituzione di posizioni organizzative. Tutto questo, cioè questa scelta e questa direzione, fa pandan anche con ciò che abbiamo discusso e approvato con l'ultimo bilancio preventivo, ossia con il piano triennale di assunzione del personale, che pianificava fino a 24 assunzioni. Quindi credo che le amministrazioni comunali in generale, ma soprattutto quelle virtuose, che in virtù delle normative che sappiamo, il blocco delle assunzioni, i coefficienti assunzionali, hanno visto ridurre ingiustamente e drasticamente il proprio corpo di personale, possano d'ora in avanti tornare ad avere un numero di dipendenti e una struttura che consenta di rispondere meglio alle esigenze e alle istanze dei cittadini, anche perché davvero queste normative che hanno bloccato le assunzioni di fatto poi si sono ingiustamente ripercosse sugli enti più virtuosi, mentre erano state volte a bloccare una proliferazione di dipendenti che
sappiamo aveva caratterizzato enti ben diversi dal nostro, che sono sempre stati virtuosi da questo punto di vista. Grazie. Grazie Mazzantini. Ci sono altri interventi? Non vedo prenotazioni, quindi chiudiamo gli interventi. No, ci sono qua. No. Chiudiamo gli interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Non abbiamo dichiarazioni di voto, allora passiamo al voto, appunto. E i votanti sono dovrebbero 17, sono rientrati tutti, quindi 17 votanti. La delibera riguarda le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021. I favorevoli, tutta la maggioranza, grazie. E contrari, tutta l'opposizione. Ora c'è da votare anche l'immediata eseguibilità, con gli stessi 17 votanti, favorevoli, unanimità. Sì? Allora, il punto successivo, che è il punto 6 dell'ordine del giorno, riguarda la modifica al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, riguarda le previsioni concernenti il conferimento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, il piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e la contestuale modifica del DUP. L'illustrazione la fa l'assessore Taddei, prego. Sì. Allora, iniziando con gli incarichi, abbiamo, come anche precedentemente accennato, tre richieste di integrazione. La prima, che riguarda l'incarico per un presidente di commissione di gara che avrà come oggetto la progettazione esecutiva, quindi la scelta di un progettista esecutivo per l'incarico di natura tecnica per recuperare l'ex convitto infermieri presso il complesso dell'ospedale, l'ex ospedale San Giuseppe, un compenso di 1.000 euro che riguarda una gara che ha come base 230.000 euro. Gli altri due incarichi riguardano sempre la richiesta di un incarico per un presidente di commissione di gara. Questa volta non si parla di incarichi professionali, ma si parla di affidamento di lavori. Nel primo caso i lavori riguardano il recupero del complesso di piazza 24 luglio, ovvero l'ex CERT, da adibire a Casa della Salute e a Condominio Solidale. Il compenso è di 3.000 euro, in quanto mentre nel primo caso la durata dell'incarico era di un mese, in questo caso la durata dell'incarico è di 3 mesi. La base d'asta per questa gara, un po' rilevante, è di 2.500.000. Nel terzo caso invece abbiamo l'incarico per presidente di commissione, per una commissione di gara di affidamento lavori, questa volta per recuperare una porzione del complesso dell'ospedale vecchio San Giuseppe di Empoli, ad adibire a spazi per attività collettive, ovvero co-working, caffetteria, corti e connessioni pubbliche. Anche in questo caso la durata di questo incarico è di tre mesi, per un totale di 3.000 euro. La base per questo affinamento lavori è di 2.800.000 euro. Perché si rende necessario tutto questo? Ovviamente, come dice l'ANAC, per l'entità di queste gare c'è un obbligo di scelta esterna, quindi vi è la necessità di figure con specifiche competenze che non debbano aver svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Quindi sostanzialmente si reperiscono esternamente. Abbiamo poi altri incarichi, questa volta riguarda il Festival Leggenda, che si terrà dal 16 al 19 maggio. In questo caso gli incarichi sono richiesti dal settore servizi alla persona. La previsione che avevano era di 11.560 euro, passa a 24.560 euro. Questa somma aggiuntiva di 13.000 euro
trova sostanzialmente stanziamento negli incarichi destinati al Festival Leggenda. Quindi le previsioni per il conferimento di incarichi professionali esterni da 15.160 poi passa a 28.160 con questi 13.000 euro in più. Per quanto riguarda invece il programma biennale degli acquisti e forniture di servizi, abbiamo uno stanziamento e quindi un inserimento per stanziamento biennale che grava su 3 anni, ma questo per un discorso contabile e di corretta imputazione di esigibilità. Questo affidamento che riguarda la pulizia della biblioteca comunale e del complesso del Santo Stefano degli Agostiniani era collocato all'interno dell'appalto della biblioteca e adesso è scorporato perché di natura diversa. Per quanto riguarda gli importi, gara che avverrà all'offerta più vantaggiosa per il biennio 19-20, abbiamo 29.400 euro, quindi per l'annualità in corso, 36.600 euro per l'anno 2020 e un residuo di 8.000 euro per l'anno 2021. Il totale di tutto questo affidamento a questo bando sarà di 74.000 euro. Infine abbiamo altri aggiornamenti del DUP, vi è un incremento nella capacità assunzionale in quanto il piano triennale il fabbisogno del personale è inserito nel DUP, capacità assunzionale per il 2019 che era già prevista in 332.209 euro, che viene incrementata di 28.604 euro per un totale di 360.814 euro, dovuta a seguito di una cessazione in data 29/12/2018 di un collaboratore tecnico idraulico che non era prevista al momento dell'approvazione del DUP, questo anche perché per vedere un po' la legge di bilancio, comunque quello che sarebbe stata la normativa nazionale poteva poi offrire per i lavoratori. Dando atto che risulta già programmata l'assunzione di un nuovo collaboratore tecnico idraulico. Altro elemento è l'inserimento nel programma assunzionale 2019 di un collaboratore tecnico cuciniere e infine il recepimento che già vi è e che viene specificato del fatto che sia il DUP a dare gli indirizzi generali e quindi andare ad approvare il piano del fabbisogno del personale triennale e specificare che la programmazione in materia di tempistiche dei tempi determinati è attribuito alla Giunta Comunale, così come quello delle mobilità neutre, quindi nuove assunzioni che costituiscono mera sostituzione di personale cessato, senza andare ovviamente ad alterare la programmazione e che non abbia utilizzo di capacità assunzionale, quindi solo per mobilità neutre. E infine le modalità di assunzione, fermo restando ovviamente le tipologie assunzioni già previste nel DUP approvate dal Consiglio Comunale. Grazie Assessore. Ci sono domande in merito? No. Allora passiamo agli interventi. Poggianti, prego. Sì, grazie Presidente. Vorrei che venisse messa agli atti che il voto che esprimerò comporterà comunque una scissione sul tema delle assunzioni, perché mi trovo assolutamente favorevole nell'andare nell'ottica di integrare i dipendenti comunali laddove c'è un vulnus, un vuoto, soprattutto per l'idraulico che da fine anno, se non sbaglio, che è cessato, e tanto per darne una testimonianza e anche una dimostrazione di quello che ci viene richiesto dal territorio, cioè sta una perdita immensa al cimitero di Ponta Elsa di acqua, tant'è che è arrivata anche recentemente una posola, una bolletta enorme di circa 6.000 euro, proprio perché non c'è un idraulico che sistema e ripara le manutenzioni, così come anche altre perdite, altri problemi però è in corsa l'esternalizzazione. Quindi voglio che venga messa agli atti che c'è un mio pensiero, un mio parere positivo e favorevole sull'aumento di capacità
assunzionale dell'ente, ovviamente non posso condividere quelle spese che oggi vengono fatte su tutto il resto della parte del DUP, soprattutto per quelle spese di incarichi esterni che sono collegate più o meno al progetto OP o al progetto come io definisco solitamente, faraonico, poiché secondo me sono progetti che attualmente dovrebbero vedere una sospensione alla luce comunque delle capacità del bilancio per mettere come al primo posto del piano programmatico di una città le manutenzioni e l'attenzione alle frazioni e al patrimonio pubblico esistente. Quindi io avrei impiegato meglio quei soldi, lo dico appunto come centrodestra, prima in opere di messa in sicurezza, manutenzioni e altro, invece di avviare questo mastodontica opera di cui poco si vede e neanche per ora neanche una pietra è stata posta su alcuni tratti. Ovviamente l'unica cosa che c'è da scorporare dall'ambito OP, quindi questo progetto importante, come ho detto più volte anche alla stampa e qui lo ripeto, l'unica cosa che fa eccezione è la biblioteca, dove lì forse sarebbe stato necessario un intervento già da molti anni, e anche come studente, ero studente fino a poco tempo fa, ho avuto modo di vivere la biblioteca, vedo che anche lì c'è stato un difetto dell'amministrazione maggiore, proprio perché ci siamo ritrovati ad oggi ad affrontare un problema a biblioteca con il caldo estate, il freddo d'inverno e una situazione strutturale deficitaria quando ormai era da anni che era veramente fatiscente. Quindi fatte le eccezioni della biblioteca e fatta l'eccezione per con un parere favorevole sulla biblioteca e fatta eccezione con un parere favorevole sull'assunzione dei dipendenti, su tutto il resto esprimerò un voto negativo. Grazie. Bene, grazie Puggianti. Altri interventi? Ancillotti. Sono molto favorevole a quanto fin qui espresso dall'assessore, perché credo e vedo anche raccogliere i frutti di questi anni di programmazioni, di trattative e di ascolto da parte della città. Parlare di alcuni progetti della città come di progetti faraonici mi sembra quantomeno riduttivo e soprattutto estremamente deleterio per quanto riguarda proprio il futuro della città. Cioè, che idea di città abbiamo, a quale città guardiamo, che considerazione abbiamo del centro di questa città, e avere una considerazione, la vera considerazione di investire sostanze ingenti sul centro non significa lasciare indietro nessuno. Io quello che dico sempre quando si parla di questo, dico che questa è una città che non lascia indietro nessuno. Fortunatamente nella sua storia non ha quasi mai lasciato indietro nessuno, sia in ambito sociale, sia in ambito strutturale, manutentivo. Parlare della biblioteca, dei ritardi sui lavori della biblioteca, in questa sede è veramente, a mio avviso, riduttivo, perché parlare della biblioteca significa andare a sbloccare dei vincoli storico-architettonici e di tutela del bene che sono quantomeno farraginosi, complessi. Significa andare a incontrare e a confrontarsi con le sovrintendenze, e chiunque abbia un pochino di esperienza, io ce l'ho per vie traverse per quanto riguarda la collegiata, ma quando si ha a che fare con queste realtà tutto diventa più lento e più complicato. Il progetto HOP è un progetto che indubbiamente porterà, sta portando, sta cambiando la faccia della città. Il centro storico oggi non è lontanamente paragonabile a quello di 5 anni fa, e non c'è bisogno di enumerare gli interventi, le piazze,
parlo di centro storico anche allargato, mi viene in mente Piazza della Stazione, Piazza 24 Luglio, Piazza della Vittoria, con un intervento piuttosto modesto ma che ha consentito a quella piazza di ritrovare una nuova vita, una nuova identità. Parlo del tutta l'illuminazione del Viale Buozzi, che ha consentito un ritorno a una effettiva sicurezza e soprattutto una notevole riduzione della percezione di insicurezza che veniva data da quella situazione. Il progetto dell'ospedale vecchio, che prima o poi come cittadini è giusto e occasione di orgoglio immaginare di vedere realizzato, riportato a nuova vita, un ospedale granducale, uno dei più antichi sia come stile architettonico sia come funzione medica e sociale. Quell'ospedale lì è un fiore all'occhiello della storia dell'architettura toscana, e quindi la possibilità di rivederlo vivere in una funzione diversa, in una funzione sociale, in una funzione inclusiva, in una funzione formativa, in una funzione ludica, è indubbiamente, non è un progetto faraonico che guarda lontano, ma è prendere atto e prendere coscienza di un bene e, con il sacrificio che comporta, cercare di restituirgli nuova vita. Mi sembra molto. E questo ovviamente non va a inficiare altre situazioni. Il sistema delle manutenzioni è un sistema delle manutenzioni complicato, perché evidentemente abbiamo tanti beni da tutelare, beni storici, meno storici, che comunque anche quelli meno storici, e penso alle scuole, sono quei beni che oggi iniziano, alcune sono storiche, altre no, e poi che hanno avuto uno sviluppo in un periodo della storia d'Italia in cui ci si potevano permettere certe scelte, ed è un dato di fatto, è una bellezza, era un fiore all'occhiello per Empoli avere tutte quelle scuole, tutti quegli impianti sportivi, il fatto che ogni frazione fosse di fatto un piccolo paese, un'identità a sé, è un grande orgoglio. Evidentemente, come tutte le cose che portano un orgoglio e una soddisfazione, implicano una fatica, implicano una difficoltà che c'è attualmente con i bilanci, con il personale, a seguire e tutelare e mantenere così tanti beni. Però io credo che la strada intrapresa da questa amministrazione sia quella di scegliere di fare di Empoli una città che torni, e di fatto sta tornando, a ritrovare un orgoglio, a ritrovare una forza imprenditoriale, a ritrovare, per quanto riguarda questo centro storico, questo grande centro naturale, che in qualche modo torna ad essere vissuto. I fondi sfitti sono diminuiti in maniera drastica, ci sono delle zone sulle quali c'è ancora da lavorare tanto. Io sto in via Chierugi, quindi passo tutti i giorni, due o tre volte al giorno, da via Spartaco Lavagnini, l'area della Porta Pisana. Sono aree che meritano un forte investimento, una forte riflessione, un forte confronto anche con i cittadini che vi abitano, un confronto che porterà sicuramente a scelte che saranno dispendiose, e le scelte belle non necessariamente devono essere faraoniche, però di norma le scelte belle e riqualificanti di un'area sono sempre ingenti dal punto di vista economico. Ecco perché io credo che la strada, il disegno che si sta tracciando per questa città e per i suoi abitanti sia il disegno più giusto, sia un disegno importante, sia un disegno ambizioso, però è attraverso le ambizioni che si va avanti, che si guarda avanti. Cioè, quando Empoli fu progettata come, e se lo ricorderemo tra poco, come un incastellamento sull'Arno intorno a una pieve, era un pugno di modestissime abitazioni che poi, grazie al coraggio, alle capacità imprenditoriali, hanno creato benessere, hanno creato bellezza,
hanno creato cultura, hanno creato orgoglio. E io credo che proprio riuscire a ripercorrere, a ripensare la nostra storia sia una bellissima occasione per guardare avanti e considerare positivamente tutto il lavoro svolto. Grazie. Grazie Ancillotti. Ci sono altri interventi sulla delibera? Mazzantini, prego. Sì, grazie Presidente. Ma faccio seguito all'intervento del collega capogruppo Ancillotti per evidenziare un tratto che è emerso più volte nel corso di questo mandato, soprattutto negli ultimi anni. Una visione diversa di come il capogruppo Poggianti avrebbe utilizzato, di come avrebbe affrontato questo mandato. Cioè lui dice sostanzialmente, senza voler semplificare in modo eccessivo la sua impostazione, io mi sarei concentrato di più sulla manutenzione dell'ordinario. Cioè io avrei, ecco, noi ci siamo presentati in modo diverso 5 anni fa. Il nostro programma era un programma che si basava su tutt'altro. Cioè, noi credevamo, eravamo convinti che questo mandato amministrativo dovesse essere un mandato amministrativo non di ordinaria manutenzione, ma un mandato amministrativo che consentisse di recuperare alla città, dal punto di vista urbanistico, una serie di spazi pubblici, contenitori pubblici importanti, chiave, che per troppo tempo non erano stati riconvertiti nel loro utilizzo. E per una parte della città in particolare, quella del centro, avevamo coniato anche delle espressioni evocative, ma che rappresentavano bene la visione della città, quella visione che poche volte ci è stata riconosciuta in questi 5 anni e che noi tante volte abbiamo provato ad affermare anche in questa sede attraverso il confronto consiliare. Mi riferisco in particolar modo al corridoio della memoria, a tutti quegli spazi del centro storico che anche con queste variazioni di bilancio chiudono il cerchio, non attraverso la realizzazione ovviamente, ma attraverso quantomeno la progettazione. La realizzazione potremo portarla avanti se ci affermeremo nuovamente alle prossime amministrative, però c'è un filo conduttore che attraversa tutto questo mandato amministrativo. Noi, a differenza di quanto dice il capogruppo Poggianti, riteniamo di aver portato avanti questa azione amministrativa delle grandi opere parallelamente all'attenzione rivolta nei confronti delle frazioni. Su questo abbiamo legittimamente posizioni diverse. Potrei fare degli accenni, degli esempi, alle scuole, ai parcheggi, alle strade, ai servizi, all'area verde attrezzate, ma sarebbero esterni. Certo è che questa città in questi 5 anni sta profondamente cambiando e anche il riferimento ai progetti faraonici secondo me rischia di essere strumentale e viziato ab origine. Perché? Perché bisognerebbe chiedersi come un comune delle nostre dimensioni può riuscire a portare avanti progetti quali quelli del progetto OP. Un progetto del genere lo si può pensare, progettare, realizzare spesso se si vuole portare avanti anche l'altra azione amministrativa a cui facevo riferimento prima, ossia quello della vicinanza a tutta la città, se si riescono a intercettare finanziamenti dei livelli istituzionali superiori, finanziamenti europei attraverso fondi regionali, finanziamenti statali, così come è stato fatto per tante opere in questo mandato. Ebbene, quei finanziamenti si intercettano se io presento dei progetti ambiziosi che guardano lontano e che inevitabilmente sono progetti che presuppongono un impegno finanziario economico rilevante, e però sono quei progetti che ci hanno consentito passo dopo passo, anno dopo anno, di recuperare, di riqualificare, e ci permetteranno di recuperare e di riqualificare tutta una serie di spazi pubblici chiave per la nostra città, perché comunque il centro cittadino è, diciamo, la parte con cui ci presentiamo come
ente comunale, perché il centro è dove ci sono i servizi, il centro è l'anima pulsante del commercio, è dove troviamo maggiormente i luoghi di cultura. E quindi basta pensare a come questa città era 5 anni fa e a ciò che piano piano sta diventando in questi 5 anni. La riqualificazione delle piazze, da Piazza della Vittoria, Piazza 24 Luglio, la biblioteca come ultimo step, ma pensiamo a tutto ciò che nel frattempo c'è stato, la riqualificazione di Piazza della Stazione. Questa è una città che è fatta di pendolarismo e chi arriva attraverso l'infrastruttura ferroviaria conosce e guarda la nostra città quando arriva dalla stazione ferroviaria. Era un progetto che avevamo in testa, l'abbiamo realizzato, ma soprattutto credo che la grande sfida sia stata quella di pensare di riqualificare due grandi contenitori che da troppo tempo per gran parte erano vuoti: l'ex CERT, che aveva e ha dei problemi strutturali importanti e che sarà destinato a Casa della Salute, quindi servizi; l'ex ospedale di Via Paladini, insomma, migliaia e migliaia di metri cubi che inevitabilmente potevamo immaginare di recuperare soltanto con un progetto ambizioso e non certo con l'ordinaria manutenzione, perché l'ordinaria manutenzione era impensabile per un immobile che versa in quello stato. Piazza del Popolo, l'abbiamo condiviso anche in questa sede molti anni fa, c'era sempre il capogruppo Gracci, allora condividemmo pienamente l'idea insieme a lui, credo anche insieme ad altri gruppi di opposizione, di rendere maggiormente pedonale quell'area e quindi recuperare un altro pezzo al centro storico, riqualificandolo e modificandolo, come proprio in queste settimane stiamo vedendo che ciò avviene. Insomma, sono legittime le posizioni diverse, però quello che difficilmente riusciamo ad accettare ed essere etichettati come coloro che hanno pensato ai progetti faraonici e non agli ultimi, e questo non soltanto per le risorse, per l'innovazione, per i progetti che abbiamo messo sul sociale, ma anche per i piccoli interventi di manutenzione, di verde, di infrastrutture, di piccole infrastrutture, di servizi, di attenzione alle scuole che ci sono anche nelle frazioni. Quindi, per concludere, un mandato amministrativo, quello che volge al termine, che per noi doveva essere un mandato non di semplice amministrazione dell'esistente, ma di modifica, di riqualificazione, di recupero dei grandi spazi pubblici che caratterizzano una città ed il suo centro e che piano piano prendono forma e che ancora di più la prenderanno se i cittadini tra qualche mese torneranno a darci la fiducia. Grazie. Grazie Mazzantini. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Chiudiamo. Ah, ma Morelli, scusa. Io per dire anch'io che in questi 5 anni, visto che si è parlato a tema libero di quello che è successo alla città negli ultimi 5 anni, partendo da una variazione di 3.000 euro dell'Operloop. Ragazzi, ma che vediamo due realtà diverse. Io credo che il centro storico sia rimasto pieno degli stessi problemi che avevamo all'inizio di tutta questa attività. Purtroppo non siamo riusciti a trovargli una funzione, non siamo riusciti a invertire il ruolo che non vede nell'intervento privato, l'intervento privato sulle abitazioni. Ai secondi e terzi piani continua a esserci la presenza forte di persone immigrate, perché questo è il sistema con cui oggi si specula il più possibile sugli edifici del centro, perché non si ristrutturano, non si fa niente. Non siamo riusciti ad attirare investimenti pubblici, non mi pare che la situazione del commercio del centro sia migliorata per niente, non siamo riusciti a far svoltare questa città, a dargli un senso e un segno all'interno del contesto della. Poi, se ci si può raccontare un'altra realtà,
è campagna elettorale, ce la diciamo. Potrei anche dire, ah, come sono contento che finalmente si è recuperato tutti gli spazi in centro che dovevano essere riqualificati, vedi l'ex Vitrum, vedi la Montevivo. Siamo riusciti a concludere la 429, siamo riusciti a fare un monte di cose, c'è lo stesso tipo di realtà di quella che avete descritto voi. A me questo non mi pare, però ragazzi, siamo in consiglio comunale, non siamo a fare, come si dice, non c'è verso di parlare alla gente e di fare campagna politica, ma però questa descrizione di tutto questo ben di Dio del nostro centro, io francamente non la vedo. Grazie Morelli. Altri? Non ci sono altri interventi, allora chiudiamo gli interventi e passiamo alle dichiarazioni di voto. C'è sì, Morelli. Sì, grazie Presidente. Non pensavo di intervenire, ma l'intervento del capogruppo Morelli francamente mi ha stimolato, perché un conto col capogruppo Morelli ci siamo tante volte confrontati con idee diverse di come questa città è o non è cambiata in meglio in questi 5 anni e da quale punto di vista. Trovo però davvero discutibile, non arrivo a dire miope perché sarebbe troppo, dare una fotografia dell'attuale città e in particolare, perché non voglio uscire dal tema, dell'attuale centro storico rispetto a quel centro storico che abbiamo raccolto 5 anni fa. Peraltro da una stessa amministrazione del Partito Democratico, non è che ci poniamo che siamo susseguiti a una forza politica diversa. Però questo mandato amministrativo, francamente, avrà senz'altro saputo cogliere delle opportunità, non avrà saputo riscontrare delle istanze o non sarà riuscita del tutto, come ha con grande franchezza e sincerità anche riconosciuto il capogruppo Ancillotti, non sarà riuscita fino in fondo a trasformare in positivo il centro storico, ma che il centro storico di oggi sia tale quale quello di 5 anni fa, da tanti punti di vista mi sembra francamente un falso storico, perché lo stesso capogruppo Morelli ha citato degli spazi che hanno visto, come dire, degli elementi di discontinuità positiva innegabili. Il capogruppo Morelli citava l'ex Vitrum era bloccata da decenni, credo che molti di quelli che siedono in questi banchi da sempre l'hanno vista tale e quale a se stessa, e per la prima volta hanno visto finalmente un cantiere che partiva, una bonifica che si avviava, una demolizione che prendeva avvio e che era il preludio a un progetto che, guarda caso, o meglio non a caso, questo Consiglio Comunale ha approvato nella prima, o se non sbaglio nella seconda, o comunque nelle primissime sedute consiliari di questo mandato amministrativo. Quindi quantomeno riconoscere che su quell'intervento c'è stata un'azione anche amministrativa che andava in una certa direzione mi sembra pacifico. Poi si può giudicare la portata o meno e l'incidenza o meno dell'azione amministrativa e in particolar modo dell'amministrazione comunale, ma dire che la Vitrum, o meglio l'ex Vitrum, si trova tale quale nella situazione in cui si trovava 5 anni fa mi sembra un falso storico. Lo stesso vale per i grandi contenitori del centro. L'ex ospedale di via Paladini e l'ex CERT erano due nostri obiettivi. È chiaro che sono due spazi pubblici che vedono oggi l'avvio di un iter che sarà progettuale e di realizzazione, ed è anche chiaro che difficilmente si poteva immaginare in 5 anni di vedere trasformati, riqualificati da un punto di vista dei lavori pubblici, già riempiti dei servizi rispetto a ciò che era stato in tutti gli anni precedenti. Ma dire che l'ex CERT e che l'ex ospedale di via Paladini oggi versano nella stessa situazione, anche da un punto di vista di prospettive, di quello in cui versavano 5 anni fa, mi sembra francamente opinabile. Lo stesso vale per gli spazi pubblici di altro tipo, come le piazze. Piazza 24 luglio è una piazza che oggettivamente è stata riqualificata. Poi si può discutere se sia stata riqualificata in modo condivisibile o non condivisibile, in modo soddisfacente o non soddisfacente, ma che sia una piazza diversa da quella che abbiamo ricevuto
basta fare una fotografia e prendere una fotografia di 5 anni fa. Lo stesso vale per la stazione. La stazione in una città fatta di pendolarismo, cambiata per come è stata cambiata, dire è la stessa cosa di come l'abbiamo ricevuta. Poi si può dire quello non è il progetto e cambia la città, non ci mancherebbe altro, ma dire che il centro, considerato centro da piazza Don Minzoni fino a piazza Guido Guerra, con le bisettrici e la traversa, non sia tale e quale quello che abbiamo fotografato 5 anni fa, francamente, più che un giudizio politico opinabile, mi sembra, appunto, come ho detto prima, un falso storico, perché interventi ne sono stati fatti, ne sono stati fatti anche a livello di infrastrutture materiali, anche all'interno della città e non solo rispetto alle infrastrutture che guardano fuori da questa città e per i collegamenti a cui faceva riferimento il capogruppo Morelli. Quindi, ripeto, questa è una sede in cui giustamente ci sono posizioni difformi, dopodiché arrivare a dire che in questi 5 anni il centro è rimasto uguale, basta guardare anche rispetto al commercio, ai fondi sfitti, il giro d'Empoli, per come lo chiamiamo noi, per come era e per come è, indubbiamente il lavoro non è finito. Anche qui il consigliere Ancillotti l'ha detto in maniera completa, a dire la situazione è la stessa, ma lascia un po' perplessi. Grazie Mazzantini. Altre dichiarazioni? No. Cioni. Sì. Allora, beh, intervengo per esprimere il nostro voto contrario. Ovviamente anche noi, rispetto alla variazione della capacità assunzionale, siamo favorevoli, anzi. Sì. Esatto. Ma mentre ci sono, approfitto anche per ricordare qual era l'ordine del giorno. Ognuno ha diritto a avere visioni diverse, soprattutto quando ci si avvicina alle campagne elettorali, è più che comprensibile. Però vorrei riportare, almeno in questa sede, la discussione agli ordini del giorno. Allora, siamo favorevoli ovviamente alla parte che riguarda l'ampliamento della capacità assunzionale, mentre abbiamo delle perplessità per quanto riguarda altre destinazioni. Non tanto, è vero che 1.000 euro, 3.000 euro per le progettazioni non sono cifre. Fra l'altro sento parlare molto, prossimamente ci sarà anche una commissione di questo OP, anche noi delle opposizioni finalmente verremo a conoscenza, potremmo dire la nostra addirittura. Per quanto riguarda invece il resto, la variazione di bilancio, fra l'altro vorrei ricordare rispetto a tutta, diciamo così, a tutti i discorsi che sono stati fatti, che erano più da campagna elettorale che legati a quest'ordine del giorno. Il DUP l'abbiamo approvato alla fine dello scorso anno, non una vita fa, per cui tutta la riqualificazione, voglio sperare che l'abbiate messo all'interno del documento unico di programmazione già a dicembre e non in una variazione di bilancio che andiamo ad approvare oggi. Mentre i discorsi che sono stati fatti, poi mi trovo d'accordo con il mio capogruppo, quando dice vabbè, se questa è l'occasione per dire i risultati, per fare le promesse, ognuno può raccontare la visione del mondo che ha, la visione di Empoli che ha e infarcirla con i migliori. Empoli sicuramente qualcosa è cambiato nel centro storico, ha vecchi problemi, se ne sono sostituiti altri sono rimasti, ma probabilmente altri ancora nasceranno. Questa progettualità così raccontata evidentemente non è ancora visibile, perché gli interventi sul sociale, mi dispiace dirlo, ma non solo non sono visibili, qui non sono nemmeno più raccontati perché non è più questa la sede. Poi è vero che probabilmente si costruirà la housing, vedremo, in questo momento di questo non c'è niente, c'è solo un impoverimento dal dibattito di questo consiglio, tanto per rimanere. E l'ultima cosa su cui dispiace tornare,
è le manutenzioni. Le manutenzioni sono un grande rimosso da questa da 5 anni di questa amministrazione. Poi sono contento che si avanzano un po' di spiccioli che vengono da Toscana Energia, si mettano anche sulle manutenzioni, però manca proprio le manutenzioni ordinarie. Vi invito a visitarli, l'assessore Barzottini, so che glielo fanno lo stesso invito anche altri, i cimiteri in questi anni. Ora c'è un bel cartello, presto cominceranno i lavori. A volte basterebbe uno che fa il giro e stringe i rubinetti per non ritrovarsi a dover fare interventi più costosi o straordinari. E lo stesso poi dopo si dirà anche per quanto riguarda le scuole. Le manutenzioni ordinarie sono mancate. Sono contenta che poi appunto qualche spicciolo ci si metta, ma questa è la cifra che ha contraddistinto questa amministrazione di tanti progetti.